Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ma quanti video, allora ditemi quanti video io a fare prima che uccidesse l'ufficialità. Ogni fiora ha già fatto uno cazzo di video che dico ufficiale Falcone, ufficiale Askiden, ufficiale Maximovic, ufficiale quello, ufficiale non parlo dei cucchioni. Lampo, dopo quanto cazzo di tempo a casa dicevano che era ufficiale. E un sacco di tempo, comunque finalmente ora è veramente ufficiale Falcone e Askiden o Askilden, Adisken, come cazzo te chiami? Ma come cazzo erano sempre nomi strani? Ma Corvino se la inventa tutte, già Ige dice cose strane, Conno, tutte le cose strane, la Windy, tutte le cose strane che dice Ige, Taxi DC, sì, tutte, ma ne inventa pure lì giocatori strani. Comunque, a parte questo, Falcone è stato preso con... No, perché basta, con prestito, con diritto di riscatto e contro riscatto alla variante alla ventesima, all'equazione numero 20, alla ventesima, quindi calcolatevi 20 volte riscatto e contro riscatto per arrivare fino alla ventesima. Invece a Skiden alla quindicesima, perché uno costa un po' di più in base a quanto costa, fai contro riscatti, capito? 20 e 15, no, a parte questo, uno 3 milioni e mezzo e il controriscatto a 4,5, l'altro 2 milioni e mezzo e il controriscatto a 3,5. Ma quanti cazzo di controriscatti incede? Ma io non lo so, tutto un controriscatto è diventato. Guarda, vabbè, comunque almeno mega goli vighi gratis siete, certo. Immaginate voi che praticamente il Lecce guadagnerebbe 1 milione, se ovviamente la Sampdoria lo riscatta, 1 milione su uno e 1 milione sull'altro. Ovviamente se fa una grande stagione è normale che li riscatta e li rivende quanto cazzo le Ligia a Sampdoria. Comunque, se poi dici ce lo guadagni 1 milione e ti devi un giocatore in anno, quello sì, quelli comunque è positivo, sono due giocatori. Ovviamente Falcone è forte, Skiden è giovane, c'ha 21 anni, ma comunque l'anno scorso ha giocato quasi sempre titolare, mi sa che ha fatto pure un paio di gol, mi sa che ha segnato pure un gol contro il Milan se non sbaglio. Comunque sono due giocatori validi, quindi sono contento, finalmente almeno pigliamo qualche giocatore che ha fatto la Serie A, non solamente scommesse. Maximovic ancora non si capisce, Maximovic scusatemi, vabbè sempre non mi stravo, io posso chiamare pure Maximovic o no? Sì, o Maximovic, devo fare quello preciso, Maximovic praticamente è ufficiale da una settimana, però ancora ufficioso, però ufficiale no, quindi non vedremo. Quanti video dovrò fare? Fatemi sapere secondo voi quanti video dovrò fare prima che lui diventi ufficiale. Ma penso almeno 7 video, ma così, alla menata, prima che diventi ufficiale. Lampo degli ufficiali, c'è vedete. Se mamma nasce, facci prima con lo fabbricati, Maximovic, con Luca Attali. Lo fabbricati e facciti prima. Porca miseria, vabbè, comunque penso, a parte scherzi, che comunque è vero, a parte scherzi, sicuramente lo prenderanno, ma abbiamo detto ci vorrà un po' di tempo. Fatemi sapere cosa pensate di questi nuovi acquisti. Per il resto Gargiulo è andato al Modena, scusatemi, per 700.000 euro, quindi ha fatto anche una buona plusvalenza, non mi ricordo quanto l'ha pagato, forse 250 o 300.000 in Lecce, una cosa del genere. Comunque una piccola plusvalenza l'ha fatto. Bjorkgren, codice fiscale, e Maier dovranno andare via. Secondo me Bjorkgren, secondo questo è veramente, no, sto dicendo seriamente, Bjorkgren dovrebbe darlo in prestito, perché comunque anche se ha 24 anni è ancora giovane, secondo me prestito secco. Mai ovviamente, perché lui vuole andare via, giusto che sia. Che a me dà fastidio quando li chiamo nei suberi, ma sapete che è una cosa che mi dà fastidio? Mi sembra una cosa, come devo dire, dispregiativa. Cioè, lui, Gargiulo, ha fatto bene quest'anno. Mai ha fatto, qua, tanti anni che ha fatto bene, ha portato in Serie A, fa segnato. Perché dobbiamo chiamarli suberi? Basta, si cambiano strade e basta, ognuno per la strada sua, suberi. Sono giocatori magari che non rientrano nel progetto tecnico per la Serie A, non sono validi per la Serie A. E lui chiamarli esuberi, giocatori dei chiui, e c'è una spazzatura tra le mini così. A me sta cosa sinceramente mi dà fastidio, mi dà molto fastidio questo termine di esubero. Esubero è un giocatore che magari non è perché nel caso di mai, perché secondo me poteva pure giocare in Serie A, magari ha motivazioni personali per poter andare via. Gargiulo ovviamente non è un giocatore che può giocare in Serie A, ma non perché è cattiveria, però non ha quella qualità per giocare in Serie A, ma è un giocatore buono di Serie B. Ma non è che dice esubero, è una cosa di cui gli altri, no, è una cosa, è sbagliatissima. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo commento. Per quanto riguarda Rodriguez, ovviamente, e meno male, andrà in prestito in qualche squadra. Io lo terrei, però sinceramente è meglio che va in qualche squadra per poter giocare a titolare, altrimenti qui farebbe l'alternativa. E sinceramente sarebbe un po' sprecata, è meglio valorizzare il giocatore, no? Secondo me. Fatemi sapere cosa ne pensate, ma è giusto che sia
una squadra comunque che gli dia la, come si dice, lo faccia giocare, eh. E non è che già face panchina, cioè che deve garantire a Lecce che lo faccia giocare titolare. Poi ovviamente se Iggio face, cioè, face cagare è un altro discorso, però quantomeno gli deve dare la possibilità. Secondo me Rodriguez ha, cioè, ampi margini di crescita, potenzialità e qualità tecniche elevate per quanto mi riguarda. E poi un'altra cosa, Listowski secondo me rimarrà e secondo me se la può giocare la Serie A, può fare alternativa a Strepezza, può fare alternativa a, a Di Mariano, che ho sentito dei rumors che deve andare via. Sinceramente io lo terrei come alternativa, una buona alternativa valida, che sia Di Francesco o un nome di fantacalcio, che già ha capito ci sta a palla, e Sharawi, vabbè, ma è un nome da fantacalcio, magari facevano colpo del genere, è bueno che gli ha offerto 4 milioni, magari lui o di Avarà della Roma, magari, magari sarebbe veramente lì sì che fa un bel colpo da Serie A. Comunque c'ha 30 anni e Sharawi, voglio dire, è un giocatore ancora valido, quindi sarebbe un grande colpo. Strepezza, immaginate Strepezza e Sharawi e Sesai o Colombo, che comunque potrebbe essere anche la rivelazione di quest'anno della Serie A. Io non me lo auguro sia per lui che per il Lecce, potrebbe, ma si sa. Quindi comunque avremmo già un attacco bello forte con Sharawi e Strepezza. Di Mariano potrebbe rimanere come alternativa, o anche Di Francesco, ovviamente fra Sharawi e Di Francesco preferisci chiudere Sharawi, è normale. Sicuramente dovrà prendere un giocatore forte di nome lì in avanti, un giocatore veramente duttile che ha fatto già la Serie A, come anche Di Francesco, che comunque ha fatto la Serie A anche se è un po' in calo, però comunque è un buon giocatore, per noi è oro, ecco, oro colato. Quindi fatemi sapere cosa pensate di questa cosa. Per quanto riguarda ancora il centrocampo, ancora mancano due giocatori per quanto mi riguarda. Vabbè, mo con la Schida in teoria ne mancherebbe uno, sì, perché lui l'hanno preso per far titolare, quindi dovrebbe giocare Hjulmand da Schiden e un altro centrocampista, perché loro sono due mezzali, quindi servirebbe un giocatore che giochi un po' più avanti, alla Gargiulo, diciamo, ecco. Quindi quello è, eh sì, e noi non ne abbiamo, cioè beh, Elgason, ma è sempre una mezzala, là serve un Elgason, ovviamente rimane come alternativa, quindi sicuramente serve qualcuno d'utile lì in quel ruolo. Quindi un altro rimane, diciamo, rimasto un altro centrocampista titolare. Difensore, Tuija e Maximovic, sicuramente nel punto di pace stiamo bene, con Gallo e Frabotta e Gendré, Calabrese o Baschilotto a destra, anche se uno dei due può giocare centrale, e il portiere Falcone di validità è bravo. E a centrocampo quello che ho detto, quindi non mancherebbe un centrocampista titolare e un esterno d'attacco titolare sinistro, quelli servono, e poi magari qualche alternativa ovviamente sì a centrocampo, quindi quello sì, in attacco stiamo bene, quindi mancherebbe un altro paio di titolari con Esharawi, magari ipoteticamente è un altro giocatore tipo Mendez, no, se non sbaglio, che volevano prendere, era bueno quello là cileno, anche se c'è la Cremonese, l'Udinese sopra di loro. Quindi questi qua sono i giocatori, fatemi sapere cosa ne pensate, sempre solo Forza Lecce, speriamo che Maximovic non mi faccia fare molti video prima Corria, buona domenica e sempre Forza Lecce, ciao a tutti.